Buongiorno, bentrovati, appuntamento con Mattino 6, il primo della settimana di lunedì 19 settembre. Apriamo con le prime pagine del centro, con le quattro edizioni del quotidiano d'Abruzzo. Partiamo dall'edizione di Pescara, ovviamente come ogni lunedì, grande spazio anche nelle prime pagine dei nostri quotidiani. Grande spazio allo sport. Apriamo con l'edizione di Pescara del Centro, la cronaca in primo piano, il titolo principale: Sant'Omo derubato mentre dorme, all'anno ladri nella villa dell'imprenditore, basta, dice Sant'Omo, è la settima volta. E poi vi dicevo dello sport, ma in questo caso non si parla di calcio giocato, ma della trasferta da incubo vissuta dai tifosi del Pescara, dagli oltre 1500 tifosi biancazzurri che sabato sera hanno passato davvero una serata da incubo allo Stadio Olimpico. Ingresso ritardato, bagni negati ai tifosi del Pescara, ed è scoppiata sui social la protesta proprio per il trattamento ricevuto dai sostenitori biancazzurri, che alcuni, una buona parte di tifosi ha potuto accedere allo Stadio Olimpico a partita abbondantemente iniziata. Vediamo anche le cronache, sempre Pescara, botte a Pescara Vecchia, scopre il ladro nella sua auto e lo fa arrestare. Poi taglio degli alberi, interviene anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi che dice i periti inattendibili. E poi il scontro sulle antenne, sempre a Pescara, la Vodafone fa causa al comune. Poi una notizia che arriva, che riguarda la cronaca, arriva da Chieti: auto contromano sull'asse attrezzato, inseguito e bloccato un 79enne, via patente e macchina. Questi titoli principali dell'edizione di Pescara del Centro. Andiamo a vedere l'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, come sempre, poi vedremo anche le altre edizioni. Proprio sulla prima pagina del Centro edizione di Chieti ritroviamo anche la notizia che abbiamo visto sull'edizione di Pescara, in questo caso il titolo principale: auto contromano, paura sull'asse attrezzato, questo 79enne che si è visto ritirata la patente e anche la macchina sequestrata. E poi la fotonotizia ci porta a Torino di Sangro: Peppino e Vincenzo, primo matrimonio gay in provincia di Chieti. E poi in basso, schiavi d'Abruzzo, azzannato da un cinghiale, anziano ferito, a testa il sindaco ordina sparate. E poi all'interno vediamo, ripartiamo da Chieti, Tosti, la Walter Tosto paga 50.000 euro per il centenario, sponsor Salva Cultura. E poi la prova di fede in 300 a piedi da Chieti Scalo al Volto Santo di Manoppello. E poi il calcio di Serie D con le formazioni di Chieti, della provincia di Chieti in questo caso. Chieti ancora KO, sconfitti neroverdi sul campo del San Marino. La Vastese centra il pari all'Aragona con il Monticelli. Andiamo a vedere ora l'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro, poi nella seconda parte ovviamente grande spazio allo sport, al calcio in particolare. Andremo a vedere i servizi delle nostre formazioni. Ecco allora la prima pagina del Centro edizione di Teramo: scuola, nuovi menù e basta con il bis, dal 3 ottobre negli asili nido e alle elementari meno carne e più legumi. E poi l'ultima messa al Duomo di Giulianova, Don Domenico saluta i fedeli commossi, tornerò come amico. Dunque l'ultima messa a Giulianova per Don Domenico, che è stato trasferito nelle Marche. E poi le cronache: Tortoreto, concordato di Gennaro, creditori al voto. Poi Martin Sicuro a fare parcheggi, 100.000 euro dalle strisce blu ad Atri, disabili i soldi tagliati li mette il comune. E poi lo sport, vedete sotto la fotonotizia: Teramo, segnali di ripresa, ma ora i biancorossi devono battere il Fano sabato sera al Bonolis. Teramo, due punti nelle prime cinque partite di campionato, dunque urge il primo successo della stagione per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Tra l'altro nell'ultimo turno c'è stato l'esordio in panchina del neo allenatore Nofri. Prima pagina del Centro edizione dell'Aquila: porno ricatto a minore, indaga il PM, l'Aquila una donna, soldi o metto in rete la foto dove compari nudo. E poi vedete
invece le notizie che riguardano il calcio di Serie D, in questo caso le formazioni dell'Aquilano. Avezzano capolista, cala il tris di vittorie, 3 successi su 3 per la formazione di Pino Tortora. Ieri superato il Città di Foligno per 1-0 al Dei Marsi. E poi l'Aquila pari in 10 a Rieti, e tanti i tifosi rossoblù al seguito della squadra. E poi a Montereale, casa devastata dall'incendio, le fiamme spente dai vigili del fuoco dopo 8 ore. E siamo alle cronache, Rocca di Botte, Sigilli all'area dove è esploso il petardo, poi l'Aquila, Salvini, il nostro candidato sindaco, e Luigi Deramo. E poi all'Aquila, sempre nel capoluogo di regione, divelta l'asta del tricolore in municipio. Lasciamo dunque le 4 edizioni del centro, abbiamo visto i titoli principali proprio delle edizioni di Pescara, Teramo, Chieti e l'Aquila. Possiamo andare a vedere ora qualche titolo di, dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Ovviamente anche sui quotidiani nazionali c'è spazio per lo sport. Noi partiamo comunque dal Fatto Quotidiano. Etruria, Monte dei Paschi, odor di massoni, questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. De Bortoli e Letta, 2 attacchi a Renzi sugli intrighi nelle banche toscane. E poi, conoscete veramente quest'uomo, storia di copertina, lo vedete, si tratta dello statista dell'ex Democrazia Cristiana, Aldo Moro, trucidato dalle Brigate Rosse. E poi in alto, 2 bombe a New York, 29 feriti, nel Minnesota 8 accoltellati, forse dietro c'è la mano dell'ISIS. Siamo al giornale, storica batosta, la Merkel perde anche Berlino, ora la profuga. E lei dunque ancora un risultato negativo dalle urne per la cancelliera tedesca. E poi vedete qualche altro titolo in prima pagina, bomba a New York, 29 feriti, attacco dell'ISIS in Minnesota. E poi le mosse del Premier, adesso Renzi fa la corte a Parigi, ma lui respinge le avance. Proseguiamo, Libero, già scaricati i terremotati, le tende montate per gli sfollati non tengono la pioggia. Così la protezione civile ha dovuto coprirle con teloni. E poi c'è l'intervista alla giornalista della 7, Lilli Gruber, che dice: ecco perché io faccio ascolti e gli altri no. E poi sotto vedete in taglio basso, bomba a New York, vietato dire ISIS. Ancora a fondo pagina, io Berlusconi dell'Utri e la mafia, ecco la verità. In questo articolo si parla di queste tematiche con un'intervista fatta dal giornalista Pietro Senaldi. Siamo al Corriere della Sera, l'ombra del terrore sul voto degli Stati Uniti, bomba a New York, giallo sul movente, in Minnesota accoltellate 8 persone, in questo caso c'è la rivendicazione dell'ISIS. E poi Berlino dà un colpo a Merkel, sconfitta l'alleanza tra i cristiano-democratici e i socialisti. E poi vedete in basso il titolo che riguarda il calcio, l'Inter rimonta e batte l'invincibile Juventus, che evidentemente invincibile non lo è più. Siamo a Repubblica, cambiare politica sull'immigrazione, si parla delle politiche appunto sull'immigrazione. Sala, sindaco di Milano, dice al governo che bisogna cambiare, peso enorme sui comuni, in questo caso parla il sindaco di Milano. E poi vedete, bomba a Manhattan, diversi i feriti, e da New York a Minnesota l'incubo dei cani sciolti dell'ISIS. E poi effetto profughi sulla Merkel, perde a Berlino, Salvini dal palco di Pontida, attacchi al Papa. E siamo al Tempo di Roma, mai inciuci con Renzi, Parisi ad Il Tempo, dice il Premier continua a piegarsi l'Europa, ora basta polemiche, Forza Italia aderisca al mio progetto. E poi il titolo che riguarda lo sport, Roma sprecona, sfortunata e derubata, ieri la gara giocata all'Artemio Franchi di Firenze. Poi vedete un titolo di spalla del direttore Gianmarco Chiocci, così il KGB spiava tutta Roma. Andiamo avanti, la Stampa di Torino, a New York le bombe dei terroristi, attentato a Manhattan, 29 feriti, giallo sui colpevoli, gli investigatori, probabile pista islamica.
Proseguiamo, siamo al Messaggero, bomba New York, torna la paura, un ordigno artigianale fatto esplodere a Chelsea, 29 i feriti. E poi a centro pagina, super blindata, vedete la foto, la sede dell'ONU per il vertice di 150 capi di Stato. E poi migranti, prima sfida all'Unione Europea, la gestione va a Palazzo Chigi. Il Mattino di Napoli, in alto il titolo che riguarda lo sport, Icardi stende Higuain, il Napoli ora sogna. E poi centropagina, bomba New York, la pista del folle. Siamo al Secolo XIX, quotidiano di Genova, bombe New York nell'incubo, questo è il titolo principale, attentato a Manhattan, 29 feriti, si segue la pista del terrorismo islamico. Questo era l'ultimo quotidiano in esame per quanto riguarda i giornali nazionali oggi in edicola. E a proposito di giornali nazionali oggi in edicola, andiamo a vedere, soprattutto perché lunedì, i titoli principali dei tre quotidiani sportivi che oggi sono in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport: Inter pazzesca con Super Icardi, Juve rimontata 2-1 il finale, tre giorni dopo l'Euro figuraccia, i nerazzurri si trasformano con l'orgoglio, segna Lichtsteiner per il momentaneo vantaggio bianconero, poi Maurito pareggia e regala un assist magico a Perisic, i campioni non sono invincibili, Higuain in panca, Allegri si difende. E poi gol irregolare, Roma fatta viola, Napoli solo in vetta. E siamo al Corriere dello Sport, l'Inter gode, Napoli primo, la Juventus crolla sotto i colpi di Icardi, proprio il bomber che doveva prendere il posto di Higuain, ieri escluso da Allegri, di Perisic. La rete del 2-1, la Roma KO, occasione persa. E siamo a Tutto Sport, questa la persa Allegri, scelte discutibili, la Juve va KO a San Siro, Higuain in panca, dunque critiche per Massimiliano Allegri. E poi il titolo che riguarda, considerando che Tutto Sport segue con particolare attenzione le formazioni torinesi, il titolo che riguarda di spalla il Torino, solo 0-0, Mihajlovic così no, sveglia il Toro, 0-0 ieri con l'Empoli. Tra l'altro il Torino sarà il prossimo avversario del Pescara mercoledì nel turno infrasettimanale di campionato, perché mercoledì si tornerà in campo, dunque fra due giorni, con il Pescara impegnato allo stadio Adriatico alle 20:45 con la formazione granata. Tra l'altro Pescara alle prese con diversi problemi di formazione, soprattutto in difesa, ma lo vedremo poi nel dettaglio più tardi. Allora torniamo al centro per vedere le pagine di cronaca regionale e provinciale. Gli abruzzesi a Pontida, Salvini lancia Deramo come sindaco dell'Aquila, dal palco del raduno padano il leader della Lega candida il consigliere comunale. E poi il lutto per la politica e il giornalismo abruzzese, si è spento Marco Conti, giornalista e senatore della Democrazia Cristiana, aveva 82 anni, i funerali domani a Trasacco. E poi in basso l'Edil Steel apra sull'integrativo, i sindacati chiedono un incontro dopo l'apertura del sito serbo. Andiamo avanti, si parla di autismo, quei ragazzi speciali e così invisibili in Abruzzo, sono troppe le lacune legate all'assistenza di questi pazienti e l'amore delle famiglie non basta a colmarle. Vedete questo articolo, alcune storie di questi ragazzi autistici. Siamo alla cronaca di Pescara, sempre dalle pagine del centro. Ladri nella villa di Alanno, Sant'Omo derubato in casa mentre dorme. L'imprenditore, la settima volta, adesso basta, lascio tutto aperto, venissero quando vogliono, tanto non c'è più niente. E poi è morto a 72 anni l'imprenditore Gianni Materazzo, molto conosciuto a Pescara. E poi ancora la cronaca, sempre dal capoluogo adriatico, scopre il ladro nell'auto e lo fa arrestare. Giovane trova un malvivente nella macchina parcheggiata a Pescara Vecchia, si difende dai pugni e lo consegna alla polizia. Proseguiamo, Vodafone contro il comune, causa da 230.000 euro, l'amministrazione ordina di rimuovere due antenne, la compagnia telefonica va al TAR e chiede i danni. E poi tassa ai costruttori, si torna in consiglio comunale per parlarne. Poi oggi il tavolo tecnico sul taglio degli alberi a Pescara, parla il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, che dice le perizie sono inattendibili. Ancora avanti, oltre 1.000 quaderni per i bambini poveri, raccolta delle volontarie della Ollus La Rondine, materiale in distribuzione nella chiesa di strada Pandolfi, nella zona
di Pescara Colli e poi solidarietà, lezioni di primo soccorso, LIFE cerca nuovi volontari e il liceo Marconi, corsi di italiano per stranieri, iscrizioni entro domani. E poi a Montesilvano, vedete la foto, le ragazze del Michetti si ritrovano a 30 anni dal diploma. Proseguiamo ancora la pagina di Pescara per quanto riguarda dell'area metropolitana, in questo caso per quanto riguarda il centro. Montesilvano in alto, iscrizioni aperte per la mensa e poi dopo il campo polivalente, la cittadella dello sport, Francavilla, Valle Anzuca. Il sindaco Antonio Luciani inaugura con i baby pattinatori la nuova struttura e svela il progetto che trasformerà la zona dello stadio. Poi Montesilvano, vedete la foto, tromba d'aria sul mare, il temporale fa spettacolo. San Giovanni Teatino, corso per tecnico di frantoio, opportunità della Coldiretti. Siamo alla pagina di Chieti, in bocca l'ingresso sbagliato a 79 anni, contromano in auto sull'asse attrezzato, pensionato percorre 1,3 km, bloccato in tempo dalla polizia stradale che gli toglie la patente. E poi vedete l'approfondimento, deve la vita all'autovelox, l'uomo stupito al poliziotto che l'ha bloccato, si può sapere cosa volete da me, in arrivo anche una multa fino a 2000 euro. Sorpreso dunque questo 79enne che procedeva, lo ripetiamo, contromano sull'asse attrezzato, dove purtroppo tra l'altro negli ultimi mesi ci sono stati diversi incidenti, alcuni anche mortali. E siamo a Schiavi d'Abruzzo, azzannato da un cinghiale davanti casa, anziano ferito e ricoverato a Isernia, da Tessa ordinanza del sindaco, sparate. E poi Torino di Sangro, Peppe e Vincenzo, prime nozze gay, si sono conosciuti su Facebook, il matrimonio celebrato in comune. Questa è la pagina di Chieti del centro. Proseguiamo, andiamo a vedere la pagina di L'Aquila, sempre del quotidiano Il Centro. Le trappole del web, tentata estorsione, ricatto hard al minorenne, ora si indaga una giovane donna. Dammi 200 euro, metto in rete la foto dove compari nudo. Lui non cede e denuncia tutto. Montereale, siamo nell'Aquilano, rogo distrugge un'abitazione. I vigili del fuoco hanno lavorato 8 ore per soffocare le fiamme causate da un cortocircuito. E poi L'Aquila, comune di Velta l'asta del tricolore, rocca di botte, bambino ferito dal petardo, sigilli all'area dell'esplosione. Siamo infine alla pagina di Teramo, educazione alimentare, via libera alla pizza, cambiano i menù a scuola, niente bis e meno carne. E poi il Duomo di Giulianova, ieri ha salutato Don Domenico, tornerò da voi come amico, ultima messa per Don Domenico Panetta che si trasferisce, è stato trasferito, andrà nelle Marche. Poi Martinsicuro, l'ultima notizia che riguarda il centro, Rivierasco in provincia di Teramo, strisce blu, incassati 100.000 euro. Siamo arrivati in questo caso alle pagine dello sport del centro, dobbiamo andare a vedere però le pagine del Messaggero e poi tra qualche istante parlare di meteo con il nostro Giovanni De Palma per andare a vedere quali sono le previsioni per questo inizio di settimana. Tra l'altro abbiamo visto questa mattina il tempo piuttosto perturbato nella nostra regione, così come è stato ieri, con piogge anche abbondanti lungo la costa e anche all'interno. Siamo alla prima pagina del Messaggero, nell'inserto Abruzzo, asse attrezzato SOS della polizia, automobilista imbocca la strada contromano e viene bloccato all'altezza di Chieti Scalo. Poi ricatto a 17 anni per la foto sé inviata all'amica. Questi alcuni dei titoli principali che troviamo in prima pagina. Andiamo a vedere le cronache provinciali. Tangenti, imparato, scherzava. La difesa contrattacca dopo la richiesta di giudizio immediato per il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Ricorso in Cassazione per ottenere la revoca dei domiciliari. Da lui gli scrivono gli avvocati, solo consigli al commercialista. E poi piace la pista ciclabile più lunga. Ora più vigili contro le doppie file. Siamo alla cronaca, arrestato a Pescara Vecchia, sorpreso a rubare, reagisce a calci, viene fermato dal proprietario dell'auto e poi arrestato dagli agenti della squadra volante della questura di Pescara. E poi la vicenda Alberi in città, arriva il no del Francescato. Proseguiamo, pagina dell'Aquila, del Messaggero, morosi del progetto case, partite 533 ingiunzioni, si tratta di assegnatari che hanno un reddito ISEE superiore a 12.000 euro, in 5 casi il debito raggiunge i 5.000 euro maturati dal 2009 ad oggi. E poi
Il caso, l'inchiesta in questo caso, ricatto con foto hard su un minore aquilano. Una giovane ha attirato il ragazzo in un tranello su Messenger, indaga la procura. E poi c'è un ricordo del Presidente Emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, scomparso due giorni fa. Oggi tra l'altro si terranno i funerali in forma privata, quando Ciampi inviò un saluto ai miei amati giovani abruzzesi. E poi incendio distrugge una casa in costruzione a Marana di Monte Reale. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona del Messaggero. Vesuvius, vertice di Pangrazio sindacati, si apre questa mattina una settimana densa di avvenimenti dal punto di vista politico e amministrativo. Sul tappeto anche il ricorso al TAR per la piscina comunale di una società avverso l'affidamento della Federazione Nuoto. E poi ritroviamo anche sul Messaggero la notizia che riguarda la scomparsa di Marco Conti, senatore della Democrazia Cristiana e giornalista. Ieri, come detto, abbiamo visto dalle pagine del Centro, domani si terranno i funerali a Trasacco. Sulmona, una statua di Papa Ratzinger a San Panfilo. E poi andiamo avanti, sempre Sulmona, emergenza scuola, si apre la questione delle materne. Infine Rocca di Botte, il PM sequestra l'area dove è esploso il petardo. Siamo alla pagina di Chieti del Messaggero. Contromano sull'asse attrezzato, sfiorata l'ennesima tragedia. Abbiamo visto la vicenda, abbiamo letto, di questo 79enne a cui è stata ritirata la patente. Poi feste di settembre del 2017, bando per il presidente, siamo in questo caso a Lanciano. Dopo l'addio di Angelucci, Marino all'orizzonte, un avviso pubblico per la prossima nomina. E poi a Vasto San Paolo scatta oggi il nuovo piano traffico. Stiamo per collegarci con il nostro Giovanni De Palma per parlare di meteo. L'ultima pagina che riguarda la cronaca, Teramo torna sport sotto le stelle, dipenderà dai lavori in centro. Alba Adriatica in carico per il nuovo piano arenile. Poi a Giulianova ultima messa di Don Domenico, sono stato ai confini della parrocchia. Infine alcuni altri titoli da Teramo in provincia. Silvi, padre Antonio José, festa nella chiesa di Santa Maria Assunta. Roseto, Fornaciari, occhi di gatto per la migliore visibilità. Infine, tornando a Giulianova, grande successo in salita, un evento a Capodanno. Siamo arrivati alle pagine dello sport e dunque possiamo aprire invece un'altra pagina sempre importante, che è quella relativa al meteo. Lo facciamo con Giovanni De Palma, che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, è arrivato il maltempo, come ci avevi annunciato la settimana scorsa, ci avevi detto che questa sarebbe stata una settimana con molta variabilità nella nostra regione. Oggi primo giorno della settimana con la pioggia, che cosa dobbiamo attenderci per le prossime ore? Sicuramente ancora instabilità, perché la nostra penisola è interessata da una perturbazione di origine atlantica che già nella giornata di ieri ha favorito episodi temporaleschi anche di una certa consistenza, soprattutto nel teramano e lungo la fascia costiera. Temporali che sono tornate a manifestarsi in nottata e nelle prossime ore continueranno a manifestarsi soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, in particolar modo lungo la fascia costiera, con dei rovesci che potrebbero risultare anche di forte intensità. Quindi una situazione questa di marcata instabilità, che invece diciamo sarà meno rilevante sul settore occidentale, dove inizialmente splenderà il sole, ci saranno poche nubi, quindi sulla Marsica e nell'Aquilano poche nubi, ma attenzione perché comunque durante le ore centrali della giornata, nel corso del pomeriggio, si avrà un peggioramento sia nel Chietino, nel Vastese, ma anche sul settore occidentale, con possibilità di precipitazioni. Ma il tempo più chiuso, più perturbato, lo troveremo sicuramente sulla fascia orientale della nostra regione e sulle aree costiere. Quindi in queste zone ci sarà spazio a delle precipitazioni localmente di forte intensità. Poi gradualmente in nottata e nella mattinata di domani assisteremo a un'attenuazione dei fenomeni, soprattutto sul settore occidentale, mentre permarrà una certa instabilità, variabilità sulla fascia orientale della nostra regione, dove ci sarà spazio ancora a delle occasionali precipitazioni. Andrà meglio nella prima parte della giornata di mercoledì, stavolta meglio lungo la fascia costiera, però insomma ci sarà ancora una certa instabilità pomeridiana che si manifesterà sulle zone interne e montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Quindi ci sarà spazio a degli annuvolamenti
e localmente anche a delle precipitazioni. Poi la tendenza successiva, Paolo, mostra ancora una situazione favorevole a episodi di instabilità sulla fascia orientale, in particolar modo sul finire della settimana, ma si tratta comunque di una tendenza questa che dovremo necessariamente confermare nei prossimi aggiornamenti. A te. Perfetto, grazie a Giovanni De Palma, come sempre esaustivo per quanto concerne le previsioni del tempo per la nostra regione. Io ti ringrazio, buona giornata e buon lavoro, appuntamento a domani sempre nel corso di Mattino 6. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo come sempre Giovanni De Palma. Per restare informati vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui inquadrato con tutte le notizie in tempo reale aggiornate proprio sull'evoluzione meteo che riguarda la nostra regione, e poi anche la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma, altro utile strumento in questo caso anche per poter interagire con il meteorologo, avere tutte le informazioni che si desiderano proprio sul tempo delle prossime ore, il tempo della nostra regione. Noi allora possiamo fermarci per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte che sarà interamente dedicata alla pagina sportiva, allo sport ed in particolare al calcio. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, come detto come ogni lunedì interamente dedicata allo sport, al calcio. Partiamo dalla Serie A, partiamo dalle pagine dello Sport del Centro. Pescara, emergenza in difesa, Gyomber out 45 giorni e Campagnaro rischia la squalifica con la prova TV. Il club torna sul mercato, questo è il titolo che riguarda il Pescara. Pescara che dovrà fare a meno per almeno 4-5 partite del difensore slovacco che si è infortunato a Roma, ma c'è ansia per Campagnaro. Oggi infatti verranno rese note le decisioni del giudice sportivo e c'è il rischio prova TV per il difensore argentino che rischia, scusate il gioco di parole, la squalifica per un presunto pugno al laziale Radu. Per Gyomber, frattura composta del perone per lo slovacco, ci sarà questa assenza di almeno un mese dai campi di gioco. Il Pescara potrebbe a questo punto decidere di tornare sul mercato anche perché Coda non è nelle migliori condizioni e difficilmente riuscirà ad essere disponibile per la gara di dopodomani sera, ve lo ricordo, turno infrasettimanale, il primo della stagione di campionato con il Pescara, impegnato allo Stadio Adriatico alle 20:45 con il Torino. E si diceva che la società potrebbe tornare sul mercato, si segue Diakité, ex difensore della Lazio, ma in queste ore a tenere banco a Pescara e soprattutto la vicenda che ha riguardato i tifosi. Qui intanto si parla della reazione dei tifosi al KO contro la Lazio, sul web molti preoccupati per il crollo nella ripresa, ma c'è chi resta fiducioso. Intanto il programma della settimana prevede allenamenti a Montesilvano perché ci sono dei lavori presso il Poggio degli Ulivi sul campo in erba naturale, la semina, e dunque per alcuni giorni non sarà possibile allenarsi al Poggio. Ma come vi dicevo, a tenere banco in queste ultime ore la vicenda che riguarda i tifosi del Pescara e della trasferta a Roma, una trasferta che è stata definita da incubo per quanto riguarda i sostenitori biancazzurri. Il viaggio a Roma, altro che trasferta, è stata un'odissea. Questo è il titolo che troviamo in pagina sul Centro. Non si placa la polemica dei tifosi sui controlli e sulle perquisizioni. Al ritorno la polizia ha vietato la sosta dei pullman negli autogrill. E poi per quanto riguarda invece il Torino, guardiamo all'avversario del Pescara nel prossimo turno, nella prossima gara, Molinaro out per una distorsione. Andiamo a leggere la situazione in casa granata, un altro infortunio nel Torino dopo quelli di Ageti, Ljajic, Padelli, Belotti e Maxi Lopez. Si è infortunato anche Molinaro, che è uscito in barella a causa di una distorsione al ginocchio sinistro. Al suo posto è entrato Barreca, prodotto del vivaio. Per quanto riguarda la gara di Pescara, resta in forse la presenza di Belotti. Se l'attaccante della Nazionale non dovesse farcela, verrebbe confermato il giovane Boyer.
E oggi parliamo di calcio a 5, al Pala Rigopiano ci sarà la presentazione del Pescara alle 12. Nel rinnovato Pala Rigopiano si presenterà dunque la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Andiamo avanti, siamo alle pagine che riguardano proprio la Serie A e tra l'altro io a questo punto chiederei alla regia Maurizio Daguì se possiamo inquadrare la schermata con i risultati dell'ultimo turno del massimo campionato per avere anche un quadro più completo della situazione. Vedete, quarta giornata di andata del campionato di Serie A, andiamo a vedere i risultati: Cagliari, Atalanta 3-0, Crotone Palermo 1-1, questa gara è stata giocata sul neutro di Pescara, Fiorentina Roma 1-0, Inter Juventus 2-1, Lazio Pescara 3-0, giocata sabato, Napoli Bologna 3-1, Sampdoria Milan 0-1, anche questa gara è stata giocata, questa gara è stata giocata anzi venerdì, poi Sassuolo Genoa 2-0, Torino Empoli 0-0, a Udine Chievo Verona batte Udinese 2-1. Andiamo a vedere la classifica aggiornata, si sono disputate tutte le gare, dunque possiamo avere la classifica aggiornata e senza gare ancora da disputare. Vedete il Napoli solitario al comando con 10 punti, Juventus battuta a Milano dall'Inter che segue a 9, poi Roma, Lazio, Chievo Verona, Inter 7, Genoa, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sassuolo, Udinese, Bologna 6, Torino, Cagliari, Pescara, Empoli 4, Atalanta 3, Palermo 2, chiude il Crotone con un punto. Andiamo a vedere, torniamo sulle pagine del centro per vedere un po' di titoli che riguardano proprio la Serie A, il massimo campionato. L'Inter risorge nel derby d'Italia, i nerazzurri si trasformano, giocano meglio di una Juventus sottotono e la battono in rimonta, 2-1 il finale. E poi De Ber, un risultato che ci dà morale, Allegri poca concentrazione, torniamo con i piedi per terra. E poi il match dell'Adriatico con Massimo Oddo in tribuna, Crotone il primo punto è indigesto, il Palermo cresce e rimonta nella ripresa, Nasorotto per Rajkovic. Andiamo avanti, la Roma si ferma sul palo, Fiorentina meriti e fortuna 1-0 per i Granata e poi il Torino è spuntato, Empoli sfiora il colpo 0-0 per i Granata, prossimi avversari del Pescara. Poi vedete in basso le altre partite, seconda giovinezza per Borriello, lui e Sau lanciano il Cagliari 3-0 sull'Atalanta e poi il Sassuolo esplode nella ripresa e non lascia scampo al Genoa, il migliore è De Frel, Genova che invece giocherà con il Pescara fra due turni, dunque domenica prossima allo stadio Marassi i biancazzurri affronteranno la squadra rossoblu allenata da Juric. E poi il derby del Triveneto, Triveneto e Friuli, un gol di Zapata elude l'Udinese, il Chievo fa il ribaltone al 95esimo, Udinese-Chievo 1-2, vittoria per la formazione veronese che continua a correre in classifica. Siamo ora alla pagina invece che riguarda il Teramo. Teramo, i segnali sono incoraggianti, si parla del pareggio di Sant'Arcangelo, un pareggio amaro, tra l'altro Teramo raggiunto a tempo scaduto, ma sabato sera c'è il Fano al Bonolis. Intanto il direttore generale Scacchioli dice a Sant'Arcangelo si è vista maggiore determinazione, si teme però un lungo stop per il terzino scusate, Carcalis. E siamo alla pagina della Serie D. Ieri si sono giocate le gare della terza giornata di andata nei gironi F e G. Allora anche in questo caso possiamo andare a vedere con l'aiuto, l'ausilio delle schermate i risultati. Partiamo dal girone F. Alfonsine, Vispesaro 2-2, Castelfidardo, Recanatese rinviata, Civitanovese, Fermana 2-4, Jesina, Campobasso 1-3, Appineto, Olimpia, Agnonese, Pineto 2-1, San Nicolò, Matelica 1-2, San Maurese, Romagna Centro 3-0, San Marino batte Chieti 3-1, Bastese Monticelli 2-2. Vediamo la classifica che tiene conto del rinvio di uno dei derby marchigiani del girone con il Matelica da solo al comando a punteggio pieno con 9 punti, Fermana 7, San Maurese 6, Bastese Agnonese 5, San Marino, Pineto, San Nicolò, Alfonsine, Campobasso, Civitanovese 4, Recanatese, Jesina 3, Monticelli, Vispesaro e Romagna Centro 2, Castelfidardo 1, chiude il Chieti ancora a 0 punti. Andiamo a vedere invece i risultati del girone G, anche qui ovviamente terza giornata, rinviata in questo caso la gara tra il Sansepolcro e la Nuorese, vediamo gli altri risultati, Castello
Muravera 2-0, Lanusei, Trestina 1-2, Arzachena, Sassari 2-1, Avezzano batte Foligno 1-0, Flaminia, Alba Longa 3-3, Ostiamare, Monterosi 3-2, Rieti, L'Aquila 1-1, Torres, San Teodoro 1-1. Vediamo la classifica con al comando, tra l'altro, una formazione abruzzese nel trio di testa. Si tratta dell'Avezzano che in compagnia dei laziali dell'Ostiamare e dei sardi dell'Arzachena, poi Rieti, Alba Longa 7, Nurese 6, L'Aquila 5, Flaminia, San Teodoro 4, Sassari, Castello, Trestina 3, Torres 2, Monterosi, Muravera 1, chiudono ancora 0 punti, Alto Tevere, Sansepolcro, Lanusei e Foligno. Torniamo alle pagine del centro, si parte dal girone F, Vastese sottotono, il Monticelli dei Bebi impone il pareggio, passo indietro dei biancorossi, gli ospiti chiudono in 9. Allora possiamo andare a vedere il servizio proprio sul pareggio dello stadio Aragona tra Vastese e Monticelli. Vastese tutto fare che costruisce, poi rovina, trova comunque la forza per reagire e continuare nella serie positiva. 3 partite, 5 punti, 10 gol realizzati, voglia di ben figurare ma ancora lontana dalla perfezione. Del resto, se la partita non la puoi vincere, meglio non perderla, a patto che si maturi dai propri errori. Corre a perdifiato il Monticelli, squadra giovane e sbarazzina, età media da far arrossire, che a centrocampo e per larghi tratti impedisce ai biancorossi di Colavitto di costruire e azzannare col tridente. Prisco, Fiore e Felici per quasi 20 minuti ricevono poco nulla da un centrocampo aggredito dalla velocità biancoazzurra, ma quando Fiore sboccia sono guai per gli avversari. 18esimo è lui che suona la carica, defilato dalla destra, para a terra Alessandrini. 24esimo ancora l'attaccante da fuori col portiere che si rifugia in calcio d'angolo. Premono gli aragonesi, il momento è propizio, ecco il giusto vantaggio del 25esimo con Prisco che solo soletto incorna di testa e mette nel sacco. Il servizio di Fiore, manco a dirlo, brodo di giuggiole, e se al 31esimo Felici di prima intenzione spedisce di un soffio al lato su respinta corta del portiere marchigiano, la Vastese non smentisce la sua propensione alle ingenuità. Tenetevi forte, 38esimo Russo esce lungo, serve un pallone d'oro al bravo Iotti, il migliore dei suoi, che dai 40 non azzecca lo specchio. Un giro di lancette ed è Di Pietro, mezzala sinistra, a perdere palla, Donatangelo da fuori ringrazia e fissa l'1-1, baci e abbracci tra i marchigiani. E passano soli 30 secondi dall'avvio di ripresa che i biancorossi ci rifanno. La toppa difensiva di Manisi spalanca la via della rete a Iotti, Spidi, Gonzales, ma stavolta Russo ci mette la pezza a colori. Colavitto inserisce Galizia per Manzo, regista di mezzo, ma al 20esimo è sempre Iotti a tagliare in velocità col portiere Russo che lo manda per le terre. Rigore e vantaggio del Monticelli con lo stesso attaccante che si erge a protagonista. Marinelli per Prisco per cambiare interpreti in avanti. Colavitto chiede ai suoi la prova d'orgoglio e la reazione immediata e allora attaccano gli adriatici. Traversone dalla destra e Galizia e Felici per poco non festeggiano sotto la Davalos. Il legno di traverso dice di no. Avanti tutta con i giovani ospiti che adesso sì che si barricano indietro in affanno. 37esimo, Cosenza di testa ci va forte e basso ma impreciso. Quando a sede al termine i biancoazzurri rimangono in 10 per doppio giallo di Canali, l'impeto diventa irresistibile, fallo su Marinelli e tiro dal dischetto, Galizia fa 2-2. E c'è anche il tempo per provarci su Piazzato di Fiore, ma il segno X a questo punto è scritto. Vastese che ha voglia ma che sbaglia anche tanto, Monticelli che corre e che esce indenne dall'Aragona, crescere è un dovere per tutti. Questo è il servizio sul pari dell'Aragona. Chieti, niente da fare, il San Marino impone il terzo stop, terza sconfitta su 3 gare per i neroverdi. Vediamo sotto le reazioni del 91esimo, a Vasto parla il tecnico Colavitto, meritavamo di più. E poi invece la delusione del trainer neroverde, Mariano, ho visto dei progressi, l'allenatore non getta la spugna e invita a guardare avanti. Vediamo gli altri titoli prima di andare a vedere altri servizi. Siamo al girone G. La terza giornata, Avezzano 3-3, ecco la capolista, una rete di Lopinto nella ripresa. Basta ai biancoverdi per superare la formazione umbra per 1-0. L'ex Di Matteo, chi vince ha ragione, tifoso d'eccezione sugli spalti.
Tortora è bravo, dice, fa il massimo col minimo sforzo. E poi il Pineto costretto alla resa nel Pantano, 1-2 il finale con la vittoria dell'Olimpia Agnonese. E poi il KO casalingo del San Nicolò al Bonolis, biancazzurri di Epifani battuti per 2-1 dal Matelica. Andiamo avanti, il girone G, l'Aquila in 10 si fa raggiungere in casa dal Rieti, 1-1 il finale, parla il tecnico Morgia, cresceremo, ci vuole tempo. Siamo poi alla pagina del campionato regionale di eccellenza, vediamo velocemente i risultati di questo turno di campionato. Acquesapone Capistrello 2-2, Cupello Alba 2-2, Francavilla Angolana 1-1, Martinsicuro Penne 2-0, Morodoro Miglianico sospesa, Nero Stellati Prato La Perigna Miternina 2-0, Paterno San Salvo 4-3, River Chieti Virtus Teramo 3-1, San Buceto Montorio 4-0. In classifica in testa ci sono San Buceto, Alba Adriatica e Nero Stellati con 7 punti. Vedete tutti i servizi sulle gare della giornata di ieri e siamo alla promozione. Il Giulianova che vince dopo il KO nella prima giornata, sembra aver trovato la quadra, la formazione giallorossa che è andata a fare la voce grossa. Sant'Egidio 3-0, il risultato finale per i ragazzi di mister Angelone, sblocca il risultato al decimo della ripresa del Grosso, poi il 2-0 di Tozzi Borsoi e il 3-0 di Lenart. Dunque 3-0 per i giallorossi nel girone A. Nel girone B invece la Chieti Torre Alex si impone con un secco poker davanti a 500 spettatori alla Virtus Ortona. Andiamo avanti, ci sono i risultati della prima categoria, poi arriviamo al basket, la rivincita di Roseto, Roma battuta in volata, parliamo degli amichevoli precampionato, Chieti due passi falsi nel torneo di Ancona, poi il podismo nel centro storico dell'Aquila, Mariani stacca tutti nella corsa di Miguel e Michela, Alberico Di Cecco trionfa a Prato La Peligna, marcia di Fabio da record e poi ciclismo, Ninci fa il vuoto al trofeo San Francesco, il cycling challenge a Borgese e Rocci e Di Leonardo vince il Memorial Carmine Salvatore. Possiamo passare alle pagine dello sport del Messaggero, ripartiamo dal Pescara, Pescara Tegola Ghiomber e poi il Torino all'Adriatico col dubbio Belotti, tifosi infuriati trattati come bestie e poi calcio a 5 parte per il Delfino, oggi l'operazione Scudetto, squadra allenata da Fulvio Colini come nella passata stagione, Teramo Carcalis lungo stop, Real Giulianova 3 gol alla Sant'Egidiese, ottima vittoria per la squadra di Vincenzino Angelone in terra vibratiana. Siamo alla Serie D, l'Avezzano piega il Foligno e marcia in vetta a punteggio pieno, decide un gol di Lopinto. Allora andiamo a vedere cosa è successo ieri al De Marsi nel servizio. Non c'è due senza tre, mai adagio fu più indovinato per l'Avezzano che piazza il classico tris di vittoria superando di misura anche il Città di Foligno e mantenendosi a punteggio pieno con 9 punti dopo 3 giornate di campionato e con la porta di Lewandowski ancora inviolata. Il successo dei biancoverdi è stato meritato anche se dopo un primo tempo dominato nella ripresa i ragazzi del presidente Paris hanno corso qualche rischio prima della rete vittoria di Lopinto. Al De Marsi si affrontano biancoverdi a punteggio pieno e umbri ancora a quota zero, uno è testa a coda seppur dopo 180 minuti di campionato, tutto da seguire. Pochi però ancora una volta i tifosi biancoverdi sugli spalti, prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. In campo l'avvio di gara sotto una leggera pioggia vede subito al secondo la super occasione per i padroni di casa che con Persia colpiscono il palo pieno e vanno vicinissimi al gol dell'1-0. La squadra di Tortora spinge al 17° e Lopinto di testa in acrobazia a mettere di poco al lato, più Avezzano che Foligno con i marsicani pericolosi anche al 29° con Aquino che dai 25 metri costringe alla respinta con i pugni il portiere umbro che si deve ripetere al 37° e sempre con i pugni per respingere una punizione di Sassarini non proprio irresistibile. Il finale di tempo vede ancora l'Avezzano attaccare a testa bassa senza però riuscire a creare altri grattacapi alla retroguardia ospite. Nella ripresa al De Marsi si riprende con l'Avezzano in avanti anche se all'11° c'è un'occasionissima per il Foligno che va a colpire una traversa clamorosa con Urbanelli a porta spalancata.
Lo scampato pericolo non scuote però per qualche attimo i locali che al 14esimo rischiano prima con un salvataggio su Mercai e poco dopo si salvano con la parata a terra di Lewandowski su conclusione insidiosa di Pilleri. I ragazzi di Pino Tortora sembrano meno brillanti, ma come spesso accade nel calcio arriva il vantaggio griffato da Lopinto che al 25esimo con un tiro di controbalzo beffa Piccheri facendo esplodere il Dei Marsi. Gli ospiti non ci stanno e rispondono pochi istanti dopo con una conclusione di poco fuori misura di Catanese. L'ultimo quarto d'ora come da copione vede gli assalti ospiti, anche se al 36esimo è Persi a chiamare alla parata a terra Piccheri. Gli ospiti ci provano ancora, ma al 41esimo Pilleri chiama ad un difficile salvataggio in angolo Lewandowski. Sugli sviluppi del corner il Città di Foligno trova anche il pareggio, ma l'arbitro Ricci di Firenze annulla per fuorigioco su segnalazione del suo assistente. Poi 6 minuti di recupero prima dell'apoteosi per il terzo successo su 3 dei biancoverdi che possono così continuare a guardare tutti dall'alto. E questo è il servizio sulla vittoria dell'Avezzano. L'Aquila pareggio e rimpianti 1-1 per i rossoblu sul campo del Rieti. Rossoblu in vantaggio con ganci raggiunti dopo l'espulsione di Pepe. Andiamo a vedere dunque la gara fra Rieti e l'Aquila. Incontro di cartello Rieti-L'Aquila, partita valida per la terza giornata di campionato di Serie D Girone G, gara dai grandi ricordi tra due formazioni storicamente amiche e nemiche. Con Fabrizio Tirelli in panchina, dopo aver scontato le 3 giornate di squalifica, l'11 Amaranto Celeste si è presentato con il duo d'attacco Scotto Marcheggiani. Di contro, l'Aquila di Massimo Morgia ha presentato un 11 a trazione anteriore, con il capocannoniere del girone Simone Minincleri, davvero in grande spolvero. A dirigere l'incontro, definito per ovvi motivi la partita della sorietà, il signor Mario Cascione di Nocera Inferiore, direttore di gara, risultato poi sicuramente non sufficiente. Pubblico delle grandi occasioni in tribuna centrale e sulla curva sud, in tribuna a Rieti con circa 1000 presenti, in curva L'Aquila con quasi 500 supporter. Gli schemi tattici 3-5-2 per il Rieti, 3-4-3 per L'Aquila. Neanche il primo giro di lancette che da subito Rieti pericoloso con Gianmarco Bassini. La prima azione rossoblu arriva al quarto con un tiro di la vista fuori di poco. Al nono ci prova Bianchi dalla distanza, creando qualche problema di presa a Salvetti. La partita si fa maschia, ne fa le spese il rossoblu russo, soccorso dai propri sanitari. Protagonista è il signor Cascione, che non fischia nulla, scatenando le ire dei tifosi riadini. Il primo cartellino giallo è per l'aquilano Alfonso Pepe, cartellino che raddoppiato poi nel secondo tempo sarà fatale all'Aquila. Al 32esimo, occasionissima Aquila, tiro a botta sicura, sventato in una parosa mischia in angola. Termina dopo 2 minuti di recupero la prima frazione di gioco, davvero ben giocata dalle due squadre. Con le immagini di Samuele Angelucci passiamo al secondo tempo. 50 secondi di gioco e l'Aquila in vantaggio. Fa tutto bene Minincleri, forse il migliore del primo tempo, vola sulla fascia destra e mette in mezzo per Ganci che di destro batte il portiere reatino. Risponde a Rieti con Scotto che imbeccato magnificamente di destra gira alto. Al decimo l'episodio chiave, in negativo per l'Aquila. Seconda ammonizione a Pepe che viene espulso. Gli abruzzesi in inferiorità numerica soffrono, ma non mollano. Al 17esimo esce Cosentini ed entra Tirelli. Rieti preme, al 32esimo arriva al pareggio. Bellissimo cross dalla destra per Marcheggiani, che non si fa pregare e di destra batte Salvetti, siglando il suo terzo gol in campionato. Mister Fabrizio Paris prova a vincere, inserendo una punta per un difensore. Esce Bianchi, al suo posto entra il veloce Gerone Diemé, che spariglia la difesa abruzzese. È proprio sulla sua testa che arriva la palla che poteva risultare vittoria per il Rieti. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero termina la partita, ben giocata dalle due squadre, un punto ciascuno che fa classifica, anche perché si è solo alla terza giornata di campionato. Questo è il servizio su questo pareggio tra Rieti e L'Aquila. Avete visto nelle immagini tanti tifosi aquilani al seguito della squadra in terra reatina. Il Diluvio e l'Agnonese frenano il Pineto 1-2 il finale, prima sconfitta per la formazione di Aldo Ammazzalorso. Il servizio di Roberta Di Sante.
Matura per il Pineto di Aldo Ammazzalorso la prima sconfitta della stagione, che coincide con la prima vittoria in campionato per l'Olimpia Agnonese di Alessandro Del Grosso, una vecchia conoscenza del calcio d'Abruzzo. Ammazzalorso, dovendo fronteggiare le assenze di Rachini, Assogna, Marfia, Logoluso e quella in extremis di Cacciatore, accentra Emilia a centrocampio con Esposito nel suo 4-4-2, inserisce sulle fasce Maloco a destra e Ciarcelluti a sinistra e avanza Proietti a seconda punta in appoggio ad Antenucci. Del Grosso risponde con un 4-1-3-2 con capitan Di Lollo, mediano alla Pirlo e i tre centrocampisti Gentile, Pejic e Ricamato a sostegno del duo d'attacco Gragnoli di Federico. Partono bene i molisani al terzo, un colpo di testa di Gragnoli termina di poco al lato, occasionissima al decimo quando Mazzocchetti si guadagna la pagnotta sventando con in piedi la conclusione ravvicinata di Walter Guerra. Il Pineto risponde al 18°, Proietti dalla bandierina pennella un buon traversone sul secondo palo per l'inserimento di Esposito, che marcato spedisce di pochissimo al lato. Due minuti più tardi però, al secondo tentativo, il Pineto passa. Proietti, anche oggi autore di una buona prestazione, mette in mezzo un buon pallone per la testa di Stacchiotti, che lasciato libero di incornare incrocia sul secondo palo, firmando il terzo gol in campionato in altrettante partite. L'Agnonese prova a reagire al 32°, appoggio indietro di Gentile per Di Federico, che spedisce fuori di un soffio. Ultima occasione del primo tempo per Antenucci, che fa tutto bene, ma poi da posizione defilata centra l'incrocio dei pali. Durante l'intervallo, sul Mariani Pavone di Pineto si abbatte un violentissimo nubifragio con fortissima grandinata, che costringe il direttore di gara, l'arbitro Ilaria Bianchini della sezione di Terni, ad aspettare 40 minuti prima di poter riprendere il gioco su un terreno ai limiti della praticabilità. In pochi minuti, infatti, il Mariani Pavone si trasforma in una vera e propria piscina e alcuni giocatori locali si adoperano con spazzoloni per togliere l'acqua in eccesso sul terreno. Dopo un sopralluogo con i due capitani, la Bianchini decide di far riprendere le ostilità, ma il maltempo annebbia un po' i locali, che non riescono ad approcciare la ripresa nel modo giusto e favorisce la maggiore fisicità dell'Agnonese, che al 12° costringe Mazzocchetti agli straordinari. È il preludio al pareggio, che arriva un minuto più tardi con Gragnoli, che ben appostato sul secondo palo supera l'estremo locale per l'1-1. Il Pineto, squadra con un alto tasso tecnico, soffre oltremodo le condizioni del terreno di gioco e le numerose assenze a centrocampo pesano come un macigno, e al 25° l'Agnonese ribalta il risultato. Ricamato raccoglie l'assist di Gentile e con una pregevole girata supera Mazzocchetti. Il Pineto prova a reagire ma non riesce a rendersi pericoloso, anzi è Pejic al 41° a spedire di poco oltre il 7. Matura così la prima vittoria in campionato dei molisani, che tornano a casa a bottino pieno salendo a quota 5 punti in classifica. Resta a quota 4 invece il Pineto, che domenica prossima dovrà andare a Cesena per la sfida contro il Romagna Centro, con la speranza di recuperare qualche pedina importante soprattutto a centrocampo. Dalla sconfitta del Pineto a KO del Chieti nel Principato di San Marino, 3-1 il finale per i sammarinesi, Chieti ancora a 0 punti. Andiamo a vedere il servizio. Contro i ragazzi del Chieti, il più vecchio ha 22 anni, Medri concede un turno di riposo e di riflessione a Buonocunto e Baldazzi. In campo il tridente Olcese, Gagliardi e Caprioni. Subito pericoloso il titano, Olcese nel corridoio per Enchisi, diagonale che sfiora il palo. Sono passati 90 secondi ma resterà a lungo l'unico sussulto. Il Chieti si vede con Trozzo che schiaccia di testa fuori sugli sviluppi di un corner. Olcese è sempre il pericolo numero uno, il centravanti chiede senza ottenere un calcio di rigore. Lo stesso argentino su punizione sfera sopra la traversa. All'ultima azione del primo tempo la sblocca il San Marino. Angolo preciso di Gagliardi, sale in cielo il solito impeccabile sotto rete Emiliano Olcese per il suo quarto sigillo in questo campionato, gol che arriva nel momento migliore per i ragazzi del tecnico Alberto Mariani. Ripresa, Medri inserisce qualità con Buonocunto e Baldazzi, ma sono i neroverdi a rendersi pericolosi. Dini deve uscire su Alessandroni. Sotto al diluvio arriva il raddoppio. Lorenzo Caprioni su punizione, la sfera passa sotto la barriera e per Mecca. Non c'è nulla da fare, primo gol con la maglia del San Marino per Caprioni. A questo punto il match sembra in archivio
per i titani che a sorpresa dopo 120 secondi subiscono il ritorno del Chieti, punizione Copponi, non scatta la trappola del fuorigioco, Zetti di testa appoggia in rete e riapre i giochi, il San Marino non si disunisce e si rimette subito alla ricerca della distanza di sicurezza, Gagliardi per Caprioni, la spaccata esce di un nulla, più o meno la stessa azione si ripete poco dopo con interpreti diversi, in questo caso suggerimento di Caprioni per Olcese, Mecca è bravo a restare in piedi e non farsi sorprendere, il gol che mette in ghiaccio la partita arriva a 5 dal termine, Olcese vede il libero Pierluigi Baldazzi che di giustezza chiude il match, al San Marino i 3 punti, ai ragazzi del Chieti i complimenti per aver tenuto a lungo aperta la contesa, al San Marino Stadium San Marino batte Chieti 3-1. Vastese Sprecona, altro pari, vediamo la pagina del Messaggero, abbiamo già visto il servizio sul 2-2 dell'Aragona, San Nicolò, primo KO con la Big Matelica, Marchigiani in testa a punteggio pieno per la squadra di Epifani, arrivata questa sconfitta, andiamo a vedere il servizio di Ania Cantagalli. Prima sconfitta stagionale per il San Nicolò, che cede il passo 2-1 al Matelica nel big match della terza giornata di campionato e con una rimonta che non riesce ai padroni di casa. Epifani cambia ancora l'11 iniziale, ricalcando quello dell'esordio in campionato contro la Fermana, ma inserisce dal primo minuto Stivaletta. Dall'altra parte Clementi deve rinunciare allo squalificato Dorazio e cambia formazione rispetto alla gara contro la Jesina per adeguarsi alla regola degli under. Pronti via e San Nicolò ci prova subito con Testi, anticipato però sul più bello. Chi passa subito alle vie di fatto è il Matelica. Da calcio di punizione molto distante dalla porta, Esposito vede il movimento di Pera. Qualcosa non funziona come dovrebbe nella difesa del San Nicolò e l'attaccante ex Poggibonsi può siglare la quinta rete stagionale. La risposta dei biancazzurri arriva subito. Bisegna serve in mezzo per Napolano, ma Marco Antognini ci mette una pezza decisiva. Poco dopo ci prova proprio Bisegna, servito da Chiacchierelli, senza fortuna. In mezzo c'è Esposito, che prova a fare tutto da solo, ma il suo tiro finisce alto sulla traversa. Il San Nicolò trova qualche problema di troppo a centrocampo, spesso e volentieri non riesce ad uscire e l'unica occasione prima di tornare negli spogliatoi sarà quella che capita tra i piedi di Napolano. Il giocatore biancazzurra, tu per tu, con l'estremo ospite, si fa parare la conclusione, ma il direttore di gara ravvisa in ogni caso una posizione di fuorigioco. Il San Nicolò parte bene nella ripresa, ma manca qualcosa negli ultimi metri per trovare la via del gol. Via che invece riesce a trovare Esposito da un molto contestato calcio di punizione. La traiettoria disegnata dall'ex Pescara ipnotizza Recchiuti e si infila sotto il 7 per il raddoppio del Matelica. Moretti prova a suonare la carica subito dopo in rovesciata, ma il pallone finisce alto. Ci pensa Traini, entrato al posto dei Chiacchiarelli, a spingere all'errore Caccioli e ridurre così il gap, riportando in gara i padroni di casa. Poco dopo è ancora Moretti, servito da Napolano, a sfiorare il gol. Il tempo però passa e le speranze per il San Nicolò si riducono. Ci prova Napolano nel recupero da calcio di punizione, ma la traiettoria è troppo centrale. Le proteste si fanno veementi poco dopo, quando Moretti viene atterrato in area. Per il direttore di gara però si prosegue. E si chiude così, con un veleno tutto nella coda e la terza vittoria stagionale per il Matelica. Questo era l'ultimo servizio, vi abbiamo proposto tutte le immagini, tutti i servizi delle abruzzesi di Serie D, siamo in chiusura, grazie come sempre per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della giornata con la prima edizione del nostro telegiornale alle 14, poi non perdete questa sera alle 21 replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara dopo la sconfitta con la Lazio e a poche ore dal turno infrasettimanale dalla gara con il Torino. Grazie e buon proseguimento di giornata.